Suona la campanella, riaprono le scuole di ogni ordine e grado, le nostre ragazze e i nostri ragazzi possono finalmente tornare a scuola in un ambiente sempre più protetto. Abbiamo preso le misure che servono per gli autobus, i pullman per portare a scuola con il minor pericolo possibile, per acquistare termoscanner, e procede una campagna vaccinale che vede l'Abruzzo tra le primissime regioni in Italia, sia per il personale scolastico che per i ragazzi della fascia di età tra i 12 e i 19 anni. Nelle ultime due stagioni scolastiche, purtroppo il Covid ha costretto a blocchi, interruzioni, doppi turni, didattica a distanza. Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire sempre e comunque il diritto all'istruzione a tutti e a tutte. Purtuttavia è chiaro che solo la scuola in presenza raggiunge il risultato fino in fondo, e anzi il divario che si è creato con il troppo tempo passato in didattica a distanza davanti a un freddo computer e senza le relazioni sociali umane che aiutano a creare la sinergia giusta, la chimica giusta per crescere insieme, si è comunque accumulato un ritardo che io spero quest'anno potrà servire a recuperare e a colmare. Quindi un grande augurio ai nostri ragazzi, tutto il personale scolastico, a partire dagli insegnanti, che hanno una grande missione, quella di far diventare donne e uomini, bambini e bambine, ragazze e ragazzi, non soltanto insegnando le materie di loro pertinenza, ma insegnandoli a vivere, insegnandoli a stare in comunità, insegnandoli a assumere le loro responsabilità. E insieme a loro tutto il personale scolastico che collabora in questa grande missione educativa e formativa. E speriamo appunto di poter celebrare e concludere un anno scolastico migliore di quelli che ci hanno preceduti.